se Bologna rimane legata alla Madonna, ha un grande futuro, come l'ha avuto in passato. Ma Maria che vuol dire? Cosa ci dice la Madonna rispetto a queste cose? Che è stata una donna di fede, che ha creduto sul serio. Sono le parole pronunciate domenica mattina dal cardinale vicario di Roma, Agostino Vallini, nella messa presieduta in cattedrale davanti all'immagine della Madonna di San Luca. L'omelia è stata incentrata sulla solennità liturgica dell'Ascensione che si celebrava appunto domenica scorsa. Riflettere su questo grande mistero della vita, dove va la nostra vita? Per noi cristiani punta verso l'alto. Gesù ci ha lasciato proprio questo mandato, ha detto: cercate di capire che siete fatti per l'alto, ecco, e però mentre guardate l'alto camminate e testimoniate con la potenza dell'alto, e in questo la Madonna certamente è una testimone, una guida, è esemplare e intercede perché noi ci riusciamo. Grande la gioia e lo stupore espresso per la devozione mariana dei bolognesi, che nella settimana di permanenza in città della Sacra Immagine riemerge in modo ancora più evidente. Il popolo di Dio è il custode in qualche modo dei grandi doni dello Spirito, e questo vuol dire anche però che dobbiamo prendere insegnamento da questa sensibilità del popolo per rinnovare la nostra pastorale nel senso di un'evangelizzazione che tocchi i cuori. Perché è vero, le nostre celebrazioni sono importanti, ma se c'è la fede, se c'è una fede flebile, una fede poco nutrita, non porteranno grandi frutto, e poi lentamente, come lo vediamo, tanta gente si allontana. La Madonna e la devozione del popolo alla Madonna di San Luca ci fanno capire questo, no? Quanto sia importante la fede popolare, e come soprattutto noi sacerdoti dobbiamo impegnarci a nutrirla di parola di Dio, di cammini spirituali, di momenti di riflessione, di preghiera, ma anche di motivazioni legate alla vita quotidiana e alla coerenza. Uno degli aspetti più significativi della devozione alla Madonna di San Luca è la sua forte connessione con i sacramenti. Molti bolognesi si confessano, si avvicinano ai sacramenti. Credo che questo sia un segno molto, molto positivo. Direi che quello che tante volte non facciamo o non siamo capaci di fare noi sacerdoti lo fa la Madonna. Questo è un segno positivo, ma anche un monito. Ci fa capire che laddove incontriamo le strade giuste per annunciare il Vangelo, il Signore tocca i cuori. È sempre la credibilità degli uomini di chiesa, cioè dei cristiani, delle donne, di trasmettere con la gioia della fede e la loro testimonianza, che poi c'è bisogno proprio per vivere bene della grazia di Dio. A mezzogiorno la solenne benedizione che ha visto ai piedi dell'altare numerosi malati e infermi. Al termine dell'intervista, rilasciata a margine della celebrazione, un pensiero per il suo amico ed ex vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Matteo Zuppi. Posso raccontare un piccolo aneddoto? Il giorno di tutti i santi dell'anno scorso, mentre andavamo a celebrare col Santo Padre la Santa Messa al Verano, lì al cimitero di Roma, il Papa prima della Messa mi ha detto: le ho rubato un ausiliare. Io ho detto: me ne sono accorto, ma credo che sia una buona scelta. Questo dice quanto davvero anch'io sono convinto che il vostro arcivescovo farà molto bene. Monsignor Zuppi è inarrestabile, prende 10.000 impegni, li onora a tutti, un ciclone. Se ci riuscite, fate in modo che si fermi, si riposi anche un po', e che mangi. L'ho trovato un po' più emaciato, però adesso penso che la Madonna lo proteggerà. A Bologna la cucina non manca, è vero, e quindi si tratta, vi ho detto, una cura di tortellini. Sì.